Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere intervenire perché è una conferenza stampa particolare. Solitamente le conferenze stampa si fanno per presentare i titoli della stagione, cosa che abbiamo già fatto, anche se poi ci saranno altri momenti in cui andremo ad approfondire cast, scelte registiche e quant'altro. Ma mi piace molto l'idea invece di far vedere tutto quello che c'è attorno alla stagione, cioè le tante attività che la nostra fondazione realizza per incontrare, spiegare, approfondire le tante cose che ruotano intorno all'opera e dunque mostre come per esempio quella con gli originali dei bozzetti di Milo Manara che con la sua Così fan tutte aprirà la nostra stagione, ma tante attività che vanno dalle cene finalizzate all'approfondimento dei libretti, agli incontri invece di conoscenza dell'opera dal punto di vista più musicale. Insomma, quello che stiamo cercando di fare è non solo proporre un titolo, ma anche quello di farlo conoscere e far sì che attorno all'opera si sviluppino momenti conviviali, momenti di incontro, perché come dicevo quando sono arrivato qualche anno fa, il teatro in fin dei conti è una casa di persone, deve essere aperta con sempre persone nuove, ma anche di persone che iniziano a star bene, a rincontrarsi e a vivere momenti anche al di fuori del teatro. E due parole infine sulla modalità attraverso cui abbiamo creato i nostri manifesti, la cosiddetta visual della nostra stagione lirica. È il secondo anno che lo facciamo, ma a me piace moltissimo, devo dire, l'idea di dare spazio alla creatività dei bambini, e far nascere i nostri manifesti partendo da come i bambini vedono l'opera che gli viene raccontata in un'attività appositamente pensata per loro. E trovo che questa cosa sia veramente interessante perché anche ai nostri creativi che poi vanno a realizzare i manifesti, spesso i bambini suggeriscono idee veramente interessanti e innovative. E anche quest'anno è successo così. Questo è un altro modo per rendere anche la semplice creazione di un manifesto un'attività capace di coinvolgere la città, in questo caso i più piccoli. Dunque, non è una conferenza stampa di secondo piano, anzi, ritengo che forse sia più importante di quella in cui andiamo ad annunciare i titoli, perché spero faccia vedere quanto la Fondazione ci tiene non solamente a riempire il teatro, ma ci tiene a riempire di contenuti anche i tanti momenti che ruotano attorno al teatro e che poi fanno sì che il teatro, speriamo, sia pieno. A presto, dal vivo.